Ora proseguiamo il giornale parlando della terza edizione del Tropea Festival Leggere e Scrivere, 80 gli eventi in programma, la presentazione a vivo seguita da Karen Sarlo. Dal 21 al 26 ottobre entrerà nel vivo la terza edizione del Festival Leggere e Scrivere. L'evento, che con i suoi 80 appuntamenti, incontri, dibattiti, catalizzerà l'attenzione del grande pubblico sul territorio della provincia di Vibo, è nato in seguito al successo del premio letterario Tropea dell'Accademia degli Affaticati, ormai arrivato al suo 8° anno consecutivo. Per 6 giorni la cultura risiederà in provincia di Vibo, con un centinaio di protagonisti tra scrittori, autori, intellettuali, cantanti. 4 le sezioni, una regione per leggere, Calabria, fabbrica di cultura, nutrimenti e carta canta. Quest'ultima ospiterà cantanti del calibro di Eugenio Finardi, Tullio De Piscopo, Peppe Voltarelli. Un appuntamento da non perdere, un festival letterario complesso, articolato e ricco di grandi presenze, ha detto tra l'altro Gilberto Floriani, direttore artistico del festival e del sistema bibliotecario vibonese, quella stessa struttura che ospiterà gli appuntamenti e che ormai fa parlare di sé in tutta Italia. Lo confermano le testate nazionali che solo qualche giorno addietro hanno inserito il sistema bibliotecario di Vibo tra le biblioteche italiane dove avviene il miracolo della cultura, uno dei pochi luoghi che in Calabria riesce a stare al passo con i tempi, tanto da meritarsi il titolo di convento digitale.